Mi scuso anticipatamente per questo video. Ho superato la soglia quotidiana di caffè raccomandatami dal medico. Signori, oggi è un video un po' diverso dal solito. Lo so che è difficile prendermi seriamente con queste sopracciglia, però così è, non posso cambiarle, ragazzi. Allora, mi sono detto, visto che di questi tempi si può solamente chattare, skypare, house partyare, zoomare e cos'altro c'è? Messengiare, whatsappare e vabbè, penso di averli detti tutti. TikTokare, attenzione, youtubare! Visto che magari, sai, la gente si ingegna, magari conosce anche della gente nuova su internet, no? Visto che passiamo più tempo su internet, conosceremo anche della gente nuova. Come facciamo a fare colpo su questa gente? E mi è venuto in mente, ma ci sono le solite pick-up line, no? Le solite frasi per rimorchiare, chiamiamole così. Però, come sapete, io ho il gusto dell'orrendo, quindi sono andato su internet e ho scelto le peggiori in assoluto e soprattutto ho scelto quelle a base tech, quindi che riguardano l'internet, va bene? Scominciamo subito. E la prima è: are you sitting on the F5 key because your ass is refreshing? Numero dos. Hey, my name is Microsoft. Can I crash at your place? È bellissima. Numero 14. Hey. Hey, are you a Wi-Fi hotspot? Cause I feel a connection. Numero 18. Is your Bluetooth on? Cause I feel like we are pairing. È bellissima. Numero verde. Hey, isn't your email beautiful girl at mydreams.com? Quest'ultima, ragazzi, non c'entra niente col mondo dell'internet e del tech, ma era troppo bella per non dirvela. Bella nel senso di brutta. Is your name Ariel? Cause we mermaid for each other, baby! Signori, se proprio dovete usarle queste pick-up line, fatelo con tatto, cerchiamo di non offendere nessuno e soprattutto fatelo per ridere, ok? Per far ridere la gente, per essere divertenti. Non fare i maialoni disgustosi.